fenicottero, la prego, si calmi. Ma come posso calmarmi se continua a chiamarmi signor fenicottero? Signorina fenicottero, la prego. Mi scusi, non volevo. Dispiace anche a me. Voglio dire, se fossi stata un signor fenicottero, gliel'avrei fatta vedere io a quell'alligatore. Potrei chiederle cosa le ha fatto. Non è possibile vivere con quel mascalzone vicino. Sta distruggendo la palude. Non lascia in pace nessuno. Le assicuro, dottore, quell'alligatore è malato. Faccia qualcosa, faccia qualcosa. Beh, possiamo sempre provarci. Dunque, vediamo un po'. Qual è l'habitat di un alligatore? Queste sono le isole Bermuda. Giusto. E quella deve essere la Florida. E là chi vive l'alligatore? Veramente? E come fai a saperlo? Oh, è una storia di tanti anni fa. E la ricordi ancora? Come se fosse ieri, quel matto di un alligatore aveva avuto la solita crisi. Terrorizzava tutti a morte. Una crisi, hai detto? Avete scoperto da cosa dipendeva? Ha presente la crisi del settimo anno? Naturalmente. Beh, questa era la crisi del cinquantesimo anno. Ogni 50 anni l'alligatore dà i numeri. Ma l'abbiamo già curato. Lo avete curato? In che modo? Con il latte della tigre mu. La tigre mu? Cos'è la tigre mu? Metà tigre, metà mucca, chiaro? Incredibile, voglio dire, il latte della tigre mucca cura un alligatore. Caro Tommy, questo sarà un viaggio molto interessante. È il vostro comandante che vi parla, tutti ai posti di manovra, si salva, facciamo rotta ovest e sud-ovest. Prima che arrivi il momento di catturare il dottor Doolittle, noi tutti dovremmo imparare a parlare con gli animali. Virati, in piedi e ripetiamo il giuramento. Sul mio onore e sotto la bandiera dell'ordine democratico internazionale dei pirati, io giuro di essere avido, sordido, veloce e crudele secondo le regole della nostra pirateria internazionale, e giuro di approfittare di tutto e di tutti per la gloria del DOPI. D-O-P-I. Allora cominciamo con l'animale che meglio conosciamo ed amiamo, il gatto. Il gatto dice miau, così. Prima si dice mi e poi si dice ao. Ciclope, incomincia tu. Mi. E al contrario, ao mi. Ao ti? Non io, tu. Il gatto dice ao tu? Non ao tu. Miau, testa di legno. Attenzione, è il vostro computer che vi parla. Allarme, allarme, emergenza, emergenza. Cosa sta succedendo? La Flounder si sta avvicinando. Allora, tutto qui? No, hai anche i piedi sopra i miei cavi elettrici. Elettrici, elettrici. Prima o poi dovremo comprare un altro computer. Ok, ragazzi, ai posti di manovra, svelti! La Flounder si avvicina. Lip Duck, fai uscire lo Sneaky Snorkel! Sì, mon capite! Lo Snorkel è in funzione! Nostromo Stubbins, mi puoi dare la latitudine della Florida? Tra i 25 e i 31 gradi latitudine nord, signore. Molto bene, e la longitudine? Tra 80 e 84 gradi ovest, signore. Sicuro? Non confondi la latitudine e la longitudine? No, signore. La longitudine va da nord a sud e la latitudine va da est ad ovest. Eccellente, Tommy. Eccellente, Tommy. È veramente in gamba il nostro snorkel. Zizzat, cerca la latitudine 25 e 31 e longitudine 80 e 84. Sempre i vostri ordini, mon capitano. Vediamo un po'. Tigre, tigre afghana, tigre reale. Che strano, non riesco a trovare neanche una parola su questa tigre mu. Non la troverà su quei libri, dottore. Oh, buongiorno, George. Dimmi, perché non trovo niente sulla tigre mu? È molto semplice, Doc, perché nessuno sa che esiste la tigre mu. A parte Polinesia e noi. E voi come fate a saperlo?
La leggenda, dottore, la leggenda! Noi cavalletti siamo dei grandi cantastorie e conosciamo tutte le leggende che ci tramandiamo da padre cavalletta in figlio cavalletta. Bene, allora dimmi qualcosa sulla tigre mu. Beh, sembra che sia a strisce davanti ed a pua di dietro. Beh, così dicono. Molto interessante. E oh, e c'è dell'altro, dottore. Da quel che si dice, sembra che sia molto grande. Così dicono. There's a part that's cow and a part that's calf. His stripes so purple that connect the two. It's a way out of sight, the tiger moo. It's not all wild, it's not all tame, but it gets excited when it hears its name. And it starts to bellow like a bull on zoo. It's unbelievable, the tiger moo. Bravi, bravissimi, complimenti George. Un po' di attenzione, prego, il concerto è finito, pensiamo alla navigazione. Facciamo rotta per l'isola della Tigre Mu. Era questo che volevo sapere, vanno all'isola della Tigre Mu. E che cosa è mai l'isola della Tigre Mu? E chi lo sa, ma qualunque cosa sia dobbiamo arrivarci per primi e faremo una piccola sorpresa ad Ulido e compagni. Zip-zap, motori avanti a tutta forza, sorpassiamoli e raggiungiamo quell'isola. Ehi, si deve essere guastato qualcosa nello Sneaky Snorkel. Vedo soltanto un grandissimo occhio. Zizzat, dai un'occhiata. Oh, ma oui, ma sembra proprio l'occhio di una balena. Una balena? Oh. Una balena? Richiamate lo Sneaky Snorkel, macchina indietro tutta! Il tempo è stato bello e siamo arrivati senza incidenti all'isola della Tigre Mu. Non c'è ombra di Scarby e dei suoi pirati. La nostra missione sarà tranquilla. Forza! Dobbiamo raggiungere la Tigre Mu prima del dottor Dolittle! Svelti! Svelti! Non così svelto, testa di legno! Dottor Dolittle, guardi, che cosa sono? Non temere, Tommy, sono solo dei granchi giganti. Salve, io sono il dottor Dolittle. E allora? Che ci importa? Non siamo malati. Perché non te ne vai? Devo dire che siete i granchi più antipatici che ho mai incontrato. Saremo felici di andarci. Ma prima potreste dirci dove possiamo trovare la Tigre Mu? Gli unici a sapere dove sta la Tigre Mu sono gli zanzaroni. Dovete chiederlo a loro. Uno per tutti e tutti per uno! Noi siamo zanzaroni, ci hai chiamato? Bene, buongiorno a voi. Stiamo cercando di trovare la Tigre Mu. Sareste così gentili da... La Tigre Mu, non vi preoccupate, vi ci portiamo noi. Se ci seguite con attenzione vi porteremo a destinazione. Un momento, aspettate. Per Giove, che velocità. Beh, sarà meglio dividerci. Tommy, tu e Jeep andate di là. Io andrò da questa parte. Qualcuno di noi la troverà certamente. Se riusciamo a catturare la Tigre Mu per primi, potremo scambiarla con i segreti di Dolittle. Attenzione, la Tigre Mu è feroce. Tornate indietro finché siete in tempo. Pericolo, la Tigre Mu divora gli uomini. Ehi, zit-zat, cosa c'è scritto su quei cartelli, eh? Dicono, attenzione, la Tigre Mu mangia uomini. Ma è solo per spaventarci, non li devi prendere sul serio.
Già, hai ragione, è uno scherzo. Comunque, mi sei saltato in voce. Il cartello diceva il vero, ho paura. Ciclope, non fare lo scemo. Quella era la Tigre Mu. Forza, prepariamoci per il piano A. Ok, Ciclope, agganciala e vieni qui. Sì, capo. Allora, ragazzi, tirate sulla gabbia. Poiché tu sei il migliore fra tutti gli idioti presenti, ho scelto te per catturare la Tigre Mu. Che io? Che fortuna, ragazzi! Bene, l'obiettivo è di attirare la Tigre Mu qui fuori all'aperto e poi buttarle la gabbia sopra. Hai capito? Sì, certo che ho capito. Anche la Tigre Mu ha capito. Qualcosa mi dice che è pericoloso restare qui. E quel qualcosa è qui vicino. Ciclope, ritorna dove ti ho messo. Sulla gabbia. Tiratela su, tiratela su. Da quale parte, da quale parte? Di qua, da questa parte. Aiuto, aiuto. Dov'è la gabbia? Adesso, sulla gabbia. Aiuto, aiuto. Fatemi uscire, aiuto, aiuto. Porta, fate qualcosa, idioti, aprite la porta, apritela, chiudila, chiudila, chiudila. L'abbiamo presa, ci siamo riusciti finalmente. Allora, capo, ora che è nostra, che cosa hai detto che ci facciamo con lei? La consegneremo al dottor Doolittle in cambio dei suoi segreti per parlare con gli animali. Perbacco, Jeep, non abbiamo visto neanche una traccia della Tigre Mu. Non posso dire che mi dispiace. Chissà se il dottor Doolittle ha avuto più fortuna. Potrebbe essere la Tigre Mu. Ehi, hai sentito, Jeep? Scommetto che è la Tigre Mu. Viene da quella direzione. Su, avanti, andiamo. Dobbiamo proprio. Ma certo che dobbiamo. Non avrai paura come i gatti. No, ho una paura da cani. Guarda, guarda il dottor Doolittle. Scarvi, che cosa ci fa qui nella giungla? Questa non è una cosa che la riguarda, dottore. Ma io so che lei è venuto per il latte della Tigre Mu, per curare un alligatore malato. Sorprendente. Allora, dato che sapete tutto, forse mi potete dire anche dov'è la Tigre Mu. Mio caro dottore, sarà meglio che ci spostiamo un po' per avere una vista più vantaggiosa. Le suggerisce niente questa scena? Per Giove, avete catturato la Tigre Mu. Devo parlare con quell'animale. Non così in fretta, caro il mio dottore. Mi sveli il segreto per parlare con gli animali o distruggerò la Tigre Mu. Voi userete questo segreto per conquistare il mondo. Perciò io non vi voglio aiutare. In questo caso non mi lasciate altra scelta. Prendetelo e legatelo. Guarda, Gif, hanno preso il dottor Doolittle. Legatelo a quell'albero. Gif, dobbiamo fare qualcosa per aiutarlo. Doolittle, hai esattamente 30 secondi per cambiare idea. Altrimenti la Tigre Mu morirà. Niente da fare, Scarvi. Ok. Se questa è la tua ultima parola, Zizza, accendi la miccia. Doolittle, tempus fugit. Se non potremmo metterci d'accordo, quella roccia cadrà e la Tigre Mu si estinguerà. Dobbiamo chiedere aiuto. Ma non abbiamo molto tempo. Dobbiamo tentare, andiamo. E quelli chi sono? E quel ragazzino, prendetelo! Certo, capo, lo prenderemo. Vengo con te. Veniamo lì. Ti hanno visto, Tommy. Corri, Tommy, corri. Tu sei più veloce, Jeep. Vai avanti, io cercherò di distrarmi. Lasciù, isolata. Avanti. Ma vai. Nico, mi hai messo un piede in un occhio. Non è rimasto molto tempo, Doolittle. Guarda. Doolittle, noi siamo due gentiluomini che hanno l'indubbia capacità di saper conversare amabilmente e con gusto fra di loro. Quindi ti prego, dimmi come si fa a parlare con gli animali! Allora? Capo, ci sono scappati!
Idioti, non siete stati capaci di fare niente. Ma cosa abbiamo fatto, capo? Siamo tornati indietro. Dolittle è catturato, anche la tigre Mu, aiutateci. Il dottor Dolittle è in pericolo e noi dobbiamo aiutarlo. Forza, andiamo ragazzi, pronti per combattere? Marsh! Zanzaroni, siete pronti? Prima squadriglia, accendete i motori. Seconda squadriglia, accendete i motori. Squadriglia bombardieri, pronti? Secondo i miei calcoli, Dolittle, quella specie di gattone ha ancora 2 minuti prima di fare boom! È un'azione veramente scurvile. Certo, è per questo che mi hanno chiamato così. Voglio solo del latte di tigre Mu. Allora tu insegnami a parlare con gli animali. Lo useresti nel modo sbagliato. Svelami il segreto. Ma cos'è questo rumore? Forse è un tempesta, no? Forse una nuvola. Danzare? Sono migliaia! Milioni! Tutti riparo! Fai uscire subito la tigre. Ecco. Allontanati, Tommy, scappa. Scappa, Tommy. Signora Tigre Mu, sono il dottor Dolittle. Oh, dottor Dolittle, la ringrazio per avermi salvata, la ringrazio tanto. Non c'è di che, l'abbiamo cercata a lungo per avere un po' del suo latte. Oh, bene, ma per quale uso? È per un nostro amico alligatore molto ammalato. In questo caso, vi prego, seguitemi. Presto, il sottomarino! Grazie per il latte, signora Tigre. A sua disposizione. Piacere di aver fatto la sua conoscenza. Grazie, dottore. Questo latte è incredibile. Mi sento molto meglio. Ed anche io, dottore. Ed anche tutti gli altri abitanti della palude, credo. Ne ho ringraziate me. È stata Polinesia ad indicare il latte di Tigre Mu come cura. Di essere stato utile. Per curiosità, dottore, che tipo di malattia ho avuto? Piedofobia. Piedofobia? Che cosa significa? Piedofobia è la paura di diventare un paio di scarpe in un negozio. Ed ecco alcune scene della prossima puntata. Ah, ora sei nei guai, Tacchina. Ti sei proprio cacciata in un mare di guai. La povera Tacchina Toots sarà messa in palio per la regata del giorno del ringraziamento. E Scarvi metterà in atto tutti i suoi sporchi trucchi per vincere la gara. Fino a mandare letteralmente a pezzi tutti gli altri concorrenti. La Flounder si troverà in gran difficoltà. Con il dottor Dolittle vi aspettiamo alla prossima puntata. Arrivederci.